Ristorante Pizzeria San Carlo, nuova gestione. Ristorante di carne, pesce, pizzeria e birreria. Specialità della casa, paella alla valenciana, ad Alfonsine. Seguici sui nostri social, Ristorante Pizzeria San Carlo. Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook. Fruttagel, scelta naturale. Pompe funebri Fenati. Dal 1927 opera ad Alfonsine con professionalità, discrezione e profondo rispetto unito a servizio efficiente ed impeccabile, volto a soddisfare ogni richiesta della clientela. Ci occupiamo da subito di ogni incombenza, dall'organizzazione della cerimonia funebre e il disbrigo delle relative pratiche burocratiche alla scelta di ogni particolare per la cerimonia, sollevando in questo modo da ogni preoccupazione aggiuntiva le famiglie colpite dal lutto. La nostra esperienza a vostra disposizione 24 ore su 24 e con servizio trasporti sia in Italia che all'estero. Inoltre disponiamo anche di un settore marmi, col quale ci occupiamo direttamente anche di ristrutturazioni cimiteriali su vostra richiesta e preferenza, utilizzando i migliori prodotti sul mercato. Pompe funebri Fenati. Sangue e plasma sono una indispensabile fonte di vita. Avis Comunale di Alfonsine ti aspetta per le tue donazioni la seconda domenica e il quarto venerdì di ogni mese. Non puoi donare sangue? Anche il tuo 5 per 1000 per noi è un dono importante. Avis Alfonsine, aiutaci ad aiutare. Per impianti civili e industriali termoidraulici e interrati, tranquilli, cessaiti. E se l'orso di casa non sei tu, chiama 9. Impianti termici, idraulici, antincendio, condizionamento, assistenza, manutenzione, con tutta l'affidabilità di Saiti da 50 anni e l'esperienza di 9 da 30 anni. Il 2024 è un anno di festa per noi di Saiti e 9. Ci trovi in via dell'Artigianato 8 ad Alfonsine. Torna pensiero, narrazione, voce, ovvero una ricca rassegna fatta di intreccio di voci, note ed esperienze nel giardino della Biblioteca Pino Orioli del Museo della Battaglia del Segno dal 18 luglio al 4 settembre. La rassegna è curata dal Comune di Alfonsine in collaborazione col main sponsor Gruppo ERA e Coppa Alleanza 3.0. Riccardo Graziani, sindaco riconfermato del comune di Alfonsine, non scontato in questi giorni, ma qui ad Alfonsine c'è stato un buon governo, una buona giunta che è stata ricreata, una giunta molto giovane, una giunta anche con degli ex assessori dell'altra precedente, quindi insomma tanta voglia di lavorare, tante cose da fare, soprattutto una bella estate in musica con pensiero, narrazione e voce. Gli obiettivi da raggiungere sono molteplici, sicuramente dal punto di vista culturale vogliamo portare avanti quelle che sono le iniziative ormai più tipiche del nostro territorio, pensiero, narrazione, voce ormai consolidata da tanti anni, ha un ottimo riscontro di pubblico non solo locale ma anche dai comuni limitrofi. Credo che la programmazione di quest'anno sia particolarmente interessante, di ciò va dato merito alla dottoressa Antonietta Di Carluccio, che è la nostra responsabile cultura, e all'assessore Contoli, che è l'assessore alla cultura, e a tutti i loro collaboratori. Credo si sia fatto un ottimo lavoro nel segno di una continuità, comunque in un'estate in cui abbiamo cercato anche di introdurre degli elementi di novità nella nostra programmazione, anche collaborando con le tante associazioni che arricchiscono il nostro territorio.
Noi dobbiamo portare avanti un'interlocuzione sia col mondo associativo, il mondo del volontariato locale, che come dicevo prima è ricchissimo e attento a ciò che facciamo, e noi dobbiamo essere parimenti attenti a quello che ci chiedono e a portare avanti le giuste collaborazioni, e anche con le attività imprenditoriali locali che spesso intervengono anche attraverso sponsorizzazioni. Credo che sia un circolo virtuoso che è doveroso per una pubblica amministrazione promuovere, ed è giusto portare avanti i collegamenti dei vari ambiti della nostra vita culturale e economica. Il tema dell'accessibilità degli eventi culturali lo riteniamo particolarmente importante, è uno degli aspetti che ci contraddistingue ormai da diverso tempo. Vogliamo continuare in questa direzione proprio per consentire a tutti di poter partecipare senza alcun problema. Ci tengo anche a dire questo: noi Pensiero Narrazione Voce lo facciamo in questo punto di Alfonsine, dietro il Museo della Battaglia del Segno, che è particolarmente meno, ci teniamo però a distribuire le nostre iniziative culturali sull'intero contesto territoriale, proprio per tenere promosse le varie zone di Alfonsine. Credo sia uno degli obiettivi che dobbiamo portare avanti nel tempo. Pensiero, Narrazione e Voce ormai ha da tanto tempo questa collocazione che è particolarmente gradita, penso sia un bene mantenerla. Nell'attesa di rivederci il 31 di ottobre, quando ci sarà Halloween. Beh, quella è un'altra delle nostre ormai riferimenti tradizionali nel calendario alfonsinese. Sono tante le cose che però anche interverranno tra questo momento e il 31 ottobre. Insomma, io credo che sotto il profilo culturale gli stimoli siano molteplici, e credo che anche in questo 2024 lo si potrà Ci ritroviamo dopo un'alba musicale e un risveglio musicale al Trebbio dei Passet. Siamo qui nella parte retro, nei giardini, nel salotto buono del Museo della Resistenza e della Biblioteca, per parlare di Pensiero, Narrazione e Voce, ma soprattutto per ascoltare le note di questi artisti che sono presenti in varie serate per allietare il pubblico di Alfonsine, ma non solo, visto già anche tanti dalle zone limitrofe della Bassa Romagna, e questo credo che vi faccia molto onore. Sì, ci fa veramente moltissimo piacere, perché questa rassegna è ormai presente nel nostro territorio da parecchi, direi, anni, sta prendendo sempre più piede, e tutte le volte, di manifestazione in manifestazione, di serata in serata, vediamo il pubblico aumentare, e come dicevi non solo alfonsinese, ma viene ad allietarci della loro presenza anche pubblico dai paesi limitrofi e non troppo vicini, quindi questo a noi ovviamente non può fare altro che piacere. I nostri sponsor che ci accompagnano da diversi anni sono grandi sostenitori, questa rassegna appunto con il loro aiuto e direttamente con quello che abbiamo messo in piedi come amministrazione comunale è un po', diciamo, il fiore all'occhiello della nostra estate. Quella di quest'anno è una rassegna che si sviluppa in 8 serate, che ogni serata ha un gusto musicale diverso. Questa è la terza serata, la prima serata è stato un omaggio a Mercedes Sosa, quindi eravamo in Argentina, la seconda serata abbiamo toccato la Spagna, e questa sera ci allieteranno le note di Puccini. La cultura anche d'estate va di moda. Sì, abbiamo avuto, ma avremo ancora nel mese di agosto e anche settembre, svariate serate musicali
organizzati in primis dall'amministrazione comunale, come il caso di Pensiero alla Nazione Voce, ma anche dalle tante associazioni e quest'anno in particolare anche da alcune attività commerciali che festeggiavano dei loro compleanni e hanno offerto alla città, ma anche in questo caso non solo, perché il pubblico veramente numeroso è venuto anche da fuori, concerti e spettacoli musicali di notevole rilievo. Ecco, lo diciamo, l'Avis che ha festeggiato il 60esimo, 9 saiti che hanno festeggiato i loro 2 compleanni in uno, insomma anche lì un bagno di folla. Alla gente piace stare in piazza, stare nella propria piazza e stare tutti assieme ad ascoltare buona musica. Esatto, e tantissimi altri appuntamenti li avremo appunto nel mese di agosto e settembre, per poi arrivare alla ormai tradizionali festeggiamenti di Halloween alfonsinese e diciamo concludere un po' quello che è l'anno solare con la pista di pattinaggio, perché anche quest'anno nel mese di dicembre fino all'Epifania sarà presente sulla piazza Gramsci la pista di pattinaggio. Pensiero, narrazione, voce torna, ormai è l'appuntamento estivo per eccellenza di Alfonsine. Siamo molto contenti, anche quest'anno abbiamo visto tanto pubblico, speriamo d'averne per tutta la rassegna. Un buon programma, credo di poter dire. Come al solito incrociamo importanti festival, l'Emilia Romagna Festival, il Collegio Musicum Classense, l'Ensemble Mariani e abbiamo quest'anno dato un taglio particolare. Volevamo uno sguardo un po' al femminile, quindi Mercedes Sosa, Evita Peron, ma anche Artemisia Gentileschi, per esempio, che si intrecciano insieme a tante altre musiche e personaggi. Sapete che noi cerchiamo di offrire sempre cose diverse fra di loro, vorremmo stuzzicare ed accontentare un po' tutti i palati. Stasera è la serata pucciniana, per esempio, nell'anno pucciniano non poteva mancare, tante belle le donne di Puccini, meraviglioso il suo modo di indagare nell'animo umano e nell'animo femminile. Il tempo speriamo che ci assista, le cicale ad Alfonsine non mancano mai, ci sono, ma lo sapete, sono disciplinate. All'inizio della musica tacciono. Subito una novità, quella di Artemisia Gentileschi, presentata attraverso la voce di Maria Antonietta Centoducati, un'indagine su questa pittrice straordinaria. E poi andremo a un concerto organizzato dall'Emilia Romagna Festival con un pianista vincitore di premio, e questo è in memoria dell'alfonsinese Paola Bruni, pianista straordinaria che ci ha lasciato da qualche anno e che noi ricordiamo sempre con un affetto grande. Poi, come dicevo, il 27 agosto è la volta di Evita e quindi Evita Peron con la sua vitalità, la sua forza straordinaria rievocata da un bel ritorno ad Alfonsine, che è quello di Sabrina Gasparini, molto amata, che gli alfonsinesi ci chiedono. Poi abbiamo 2 figure maschili, una è quella di Silvio Zalambani, accompagnato da uno straordinario musicista iberico, e lì viaggeremo, continueremo a viaggiare. Alla fine, come al solito, ultima serata della nostra rassegna, in questo caso sarà il 4 settembre, col Collegio Musicum Classense, nell'ambito dei luoghi dello spirito e del tempo, in Vino Veritas. E lo consiglio davvero. Tutte le sere avremo sempre, come al solito, il brindisi offerto da uno dei nostri sostenitori, che è Coppa Alleanza 3.0, e il vino però importante, quello delle terre liberate dalle mafie, sono i 100 passi. Quindi ci teniamo molto, e poi naturalmente la realizzazione di tutto attraverso il main sponsor, che è ERA, che ringraziamo, che ci sostiene ormai da anni, e quindi siamo felici che ci sia tanto pubblico, anche perché questa rassegna continua ad essere amata e continua ad essere sostenuta. Dove possiamo trovare tutto il programma di questa pensiera, una razione voce di questa rassegna, e soprattutto come poter così tenersi informati?
lo possiamo trovare tranquillamente sul sito del comune di Alfonsine, sui social, Facebook, Instagram, quindi sui social inerenti il comune, che poi a sua volta vengono condivisi anche dalle varie associazioni che promuovono e mettono in campo i vari eventi. Quindi vi aspettiamo numerosi durante l'estate e non solo qui ad Alfonsine. Viva, viva con la gioia.